Bene, allora ciao a tutti, siamo all'inizio dell'End Summer Camp 2023. Questa è la serata del giovedì, che sarà una serata con degli ospiti tutti in remoto, per cui le persone che interverranno stasera non saranno fisicamente presenti qui a San Donà, ma saranno persone che intervengono dai loro luoghi. E senza perdere troppo tempo, anche perché sono già le 21:05, passerei subito al talk del primo ospite, che in realtà tutti conoscete perché chiaramente è stato anche all'ESC parecchie volte e anche negli anni in cui c'è stato il Covid ha fatto un talk da remoto. E il talk e l'ospite è Roberto Guido, che è presidente di Italian Linux Society, che potete vedere. E chiaramente Roberto, come è ormai consuetudine, perché poi in diversi ESC ha già fatto un talk simile, ci racconta un po' l'anno di Italian Linux Society, cosa è successo dall'anno scorso a quest'anno, quindi il 2003 di ILS. Quindi grazie Roberto per Grazie a essere qui con noi e chiaramente a te la parola. ciao Seba, grazie dell'invito, ciao a tutti gli amici del Summer Camp. Quest'anno, ahimè, non sono riuscito a venire a bere le birre insieme a voi, grattacapi vari ed eventuali, ma sicuramente non mancheranno gli Summer Camp, altre esche in futuro e altre birre e quant'altro. Sono qui appunto in veste di presidente di Italian Linux Society, che è un'associazione che spero che più o meno tutte le persone che stanno seguendo questo intervento conoscano, quantomeno abbiano già sentito nominare un po', perché appunto, come giustamente accennava Sebastiano poco prima, è già capitato di fare, a fare interventi, di essere presente lì. Insieme a voi all'ESC o in altre circostanze in giro per l'Italia e quant'altro. Regia, slide, c'è Ivo che mi ha raccomandato di fare così, bravissimo. Niente, qui cosa è successo più o meno nell'ultimo anno, quindi negli ultimi 12 mesi, che quindi non necessariamente è soltanto 2023, ma anche nei mesi passati. Senza rendermene conto, in realtà già quella prima slide, che avrebbe dovuto essere una innocua copertina, in realtà già introduce qualche cosa. Questo logo che ogni tanto comincia ad apparire qua e là nelle iniziative dell'associazione, non solo perché in quanto i soci e i membri del direttivo più giovani, che sono un po' più attenti a questo genere di cose, evidentemente si sono resi conto che il classico pinguino paffuto non rendeva particolarmente bene, o quantomeno non era particolarmente estetico, e quindi è stato un po' alla volta si sta adottando questo nuovo logo, che di fatto è riprendere lo stesso pinguino che già negli anni è stato utilizzato in primis per la LUGMAP e poi in diverse altre occasioni. E quindi, se vedete questo, se vi capita di vedere in giro questo loghino qua, al solito del classico pinguino con la maglietta azzurra, non so se qualcuno se lo ricorda ancora o lo c'ha presente, il pinguino con la maglietta azzurra con scritto IS, invece stava questo, non è una versione tarocca, è effettivamente un tentativo di correggere, modificare, cambiare questo loghino che ogni tanto capita di vedere in giro. Scopo di questo intervento è fare, appunto, dicevamo prima, un riassunto degli ultimi mesi. In realtà, con molti di voi ci siamo già visti pochi mesi fa a Verona, a metà maggio, in occasione del Mergit, della seconda quella che è stata la seconda edizione di Mergit. Per chi non ne ha mai sentito parlare, questa sorta di meta conferenza in cui ci si trova tra diverse associazioni, in realtà sparpagliate in giro per l'Italia, che promuovono il software libero, ovviamente, ma anche le libertà digitali e la cultura aperta, per cui hanno partecipato ovviamente Wikimedia Italia, FSFI, che di cui dopo seguirete il prossimo talk, Libre Italia, insomma una serie di soggetti, nonché al venerdì, in questa occasione, al venerdì abbiamo tenuto anche una giornata dedicata non solo alle community, ma anche alle imprese, a chi lavora con questo genere di strumenti, come
con questo genere di applicazioni, quindi non soltanto ne fa una battaglia politica, culturale e quant'altro, ma anche di fatto il proprio mestiere, il proprio lavoro, cosa che comunque è sempre apprezzata e anche molto spesso necessaria. In questa occasione abbiamo cambiato un po' il taglio rispetto a quello che è stata, quella che è stata la prima edizione, su vari suggerimenti che sono stati raccolti. In particolare questa nuova edizione si è incentrata su quelle che sono delle tavole rotonde, quindi abbiamo messo diverse persone provenienti da diverse realtà, da diversi contesti, a discutere temi trasversali. Se devo approfitto di questa occasione per aggiungere anche un commento di carattere personale, mi sono stupito di constatare il fatto che il venerdì, che appunto era la giornata dedicata alle imprese, è stata persino più partecipata rispetto a sabato, che invece era dedicato alla community. Questo cosa ci dice? Che di fatto, al di là di quelle che sono le community, che più o meno sono persone che dedicano il loro tempo, spesso volontario, spesso il tempo libero, spesso altro, per promuovere, divulgare, partecipare, collaborare, far crescere questi strumenti, o in generale la conoscenza di questi strumenti, evidentemente c'è anche un'attenzione e una estesa partecipazione di persone che, come dicevo prima, lo fanno di mestiere, quindi fanno questo di lavoro, e c'è un qualche tipo di interesse e partecipazione e coinvolgimento sul fatto di effettivamente portare avanti questi temi, non soltanto in linea teorica o più o meno astratta, ma anche poi nel concreto, chiudendo una parentesi: sono anni che parliamo di software libero della pubblica amministrazione, ma poi se non c'è qualcuno che partecipa ai bandi, alle gare per proporre la soluzione libera, sotto il libro della pubblica amministrazione non ci va, per cui è necessario anche questo. Durante le tavole rotonde sono state toccate diverse tematiche, sono emersi diversi spunti. È stato anche bello riuscire a parlare con persone con cui fino a quel momento avevo conosciuto soltanto per via telematica, per mail o quant'altro. Una serie di tematiche, una serie di spunti, una serie di progetti che un po' lentamente, lo ammetto, stanno iniziando a prendere forma, un po' grazie anche al canale Telegram che è stato aperto in realtà non tanto tempo fa, adesso non ricordo esattamente, ma non tantissimo tempo fa, l'Italian Linux Society, che di fatto è un metodo molto veloce e rapido per mettersi in contatto con quello che è la realtà associativa. Adesso, rispetto a altri gruppi, altri canali Telegram tipo l'Ubitalia, che sono ovviamente generalisti, quindi lì passa un po' di tutto, segnalazioni, spunti, richieste e quant'altro, qui magari è un po' più verticale, un po' più orientato a quello che è attività propriamente associativa, ma non è necessariamente precluso soltanto ai soci, anzi buona parte coloro che in questo momento partecipano al gruppo, in realtà non sono soci, ma va benissimo anche così. In questo contesto un po' più dinamico e libero che non la classica mailing list o anche il forum, che effettivamente avrei potuto citare, il forum.linux.it, che è un altro canale per comunicare, per dialogare. Rispetto a questi, Telegram è un po' più, come potete facilmente immaginare, un po' più rapido, un po' più informale. E appunto qui ogni tanto passa la segnalazione. In questi giorni si stava discutendo, da una parte appunto, come dicevo prima, sul riprendere il buon proposito del confezionare dei contenuti un po' grafici, un po' sempre di stampo divulgativo ovviamente, però un po' grafici, un po' di impatto, per poter essere veicolati poi sui social, anche per raggiungere un pubblico che appunto non vive sulle mie liste come noi altri, ma che utilizza altri metodi, altri canali per informarsi, aggiornarsi, essere aggiornati. Un altro, in realtà, è emerso totalmente in modo randomico poche settimane fa. Qualcuno aveva proposto una collezione di mappe tematiche, estrapolando dati da OpenStreetMap e cose del genere, per poter fornire la mappa dei ristoranti vegetariani, la mappa dei ristoranti per i celiaci,
e cose di questo genere, quindi informazioni che già esistono, magari non sono immediatamente fruibili all'interno della ricca e ampia e forse anche un po' complessa base di OpenStreetMap, e quindi su suggerimento, su uno spunto che è transitato così in modo informale e spontaneo sul gruppo, è stato messo insieme un repository, qualcuno ha già iniziato a metterci qualcosina dentro, insomma l'approccio è un po' quello, chi ha qualcosa da proporre lo può fare qui, la butta lì, e se effettivamente ottiene un prime, un seguito, un interesse, si può sviluppare. Per il resto in generale non ci sono grandissime attività o segnalazioni da fare, siamo in regime abbastanza di ordinaria amministrazione, dove l'ordinaria amministrazione in ILS è, ad esempio, qui cito Planet Linux IT, che già da anni è l'aggregatore dei blog o comunque dei siti, principalmente del Linux User Group, negli due scorsi mesi, un po' anche a seguito del merge di cui parlavamo prima, diversi nuovi rug si sono integrati con l'aggregatore di eventi, che anche questa è un'iniziativa volta a dare maggiore visibilità, a veicolare maggiore pubblico su quelli che sono gli annunci delle attività locali che ciascun Linux User Group organizza nella sua città, nel suo proprio territorio, e quindi nel momento in cui viene proposto un corso, una serata, tema o una qualsiasi altra iniziativa, pubblicandolo sul proprio sito con qualche trigo di integrazione tecnica, è possibile automaticamente aggregarlo sul calendario degli eventi del Planet, appunto, che qui cito perché appunto negli ultimi mesi si è ulteriormente accresciuto il numero di soggetti che fanno confluire i propri eventi, le proprie segnalazioni su questa piattaforma. E poi qui cito anche Linux.it, che attualmente è in corso un'attività per rivedere l'implementazione, passarla da Jekyll, che per quanto a me piace un sacco, però effettivamente non è più mantenuto da tempo e quindi non è proprio la soluzione tecnologica ideale. Si sta migrando a un'altra soluzione più o meno dello stesso tipo, ma comunque, considerando che la sua immensa semplicità e la sua infinita modestia, Linux.it è un sito che raccoglie 300-400 visitatori al giorno, tutti i giorni, e quindi volenti o nolenti è uno strumento abbastanza rilevante per quanto riguarda l'approccio, l'impatto, il contatto con quelli che sono potenziali nuovi utenti, persone interessate a queste tematiche e a questi argomenti, è giusto e doveroso badarci un minimo, a fare la minima attività di manutenzione e amministrazione anche su un sitarello di fatto è così semplice, ma che ha effettivamente un suo seguito e un suo rilievo. Nessuno, non fare nulla di eclatante, comunque c'è sempre anche la parte di smistamento di risorse. Questi numeri in realtà fanno riferimento allo scorso anno. Altri 10.000 euro sono stati distribuiti, in particolare a buona parte dello scorso anno, a iniziative, ai LUG, per sostenere e aiutare, in particolare, chiaramente, più o meno si va sempre a parlare sul Linux Day, di cui parleremo dopo. Comunque, in ogni caso, vengono distribuite una serie di incentivi, aiuti e sostegni per poter permettere ai gruppi locali di implementare al meglio le loro proprie iniziative sul territorio e le proprie attività di, come sempre, promozione, divulgazione e informazione. Di questi, 2.000 sono stati destinati alle sezioni locali, forse anche di questo se ne era parlato in passato, ma ne faccio di nuovo un rapidissimo cenno. Le sezioni locali ILS, che di fatto sono nulla di più, nulla di meno, che anziché essere associazioni per conto proprio, per una serie di validi motivi hanno deciso di confluire in ILS, continuano a svolgere la loro propria attività sul territorio come hanno sempre fatto, continuano ad avere la loro autonomia sul territorio, sulle loro proprie iniziative come hanno sempre fatto, in più godono del fatto di essere fare riferimento a un'associazione un po' più strutturata, un po' che possa sostenerli
economicamente, dando qualche soldino, perché non stiamo parlando di milioni, però qualche soldino per le mie spese essenziali, e poi appunto tutto quello che concerne sponsorizzazioni, patrocini, rapporti con istituzioni e quant'altro. E quindi comunque questo qui è frutto in gran parte delle quote di iscrizione dei soci e delle donazioni che riceviamo. I soldi che riceviamo è inutile tenerli da parte, i soldi se non vengono spesi non servono a niente e pertanto vengono destinati a quelli che sono quello che da sempre è la ragione d'essere stessa di LS, ovvero sostenere le attività sul territorio dei LUG o comunque dei gruppi che promuovono le tematiche affini. Impossibile sarebbe non parlare del Linux Day, che quest'anno si terrà il sabato 28 ottobre. Dopo il, immagino che lo sappiate anche qui tutti quanti, 2020 a causa pandemia Linux Day si è dovuto svolgere esclusivamente online, 2021 qualcuno timidamente ha tentato, pur con numerosi sforzi e numerosi problemi, a svolgere il proprio Linux Day in presenza, e comunque si è mantenuta in edizione comunque online complementare. 2022 l'edizione online avrebbe dovuto esserci, ma non c'è stata, e stendiamo un velo pietoso perché è andata così. Comunque diversi altri gruppi hanno comunque ripreso le loro attività sul campo. 2023 a questo punto risulta abbastanza inutile, o quantomeno non è stata particolarmente seguita la questione dell'iniziativa dell'edizione online, pertanto si torna in presenza 100%. Stando a quello che ogni tanto mi capita di recepire e raccogliere in giro per l'Italia, ci sono diversi gruppi che già si sono mossi con anticipo per organizzare anche eventi particolarmente complessi, particolarmente articolati e quant'altro. Comunque anche qui ovviamente sì, l'altro giorno è stato da qualche giorno è possibile iniziare a registrare il proprio evento locale su linuxday.it come ogni anno per popolare la mappa degli eventi locali che si svolgeranno. Qualora, il mio invito è, qualora per qualche motivo il gruppo di cui fate parte non organizzerà il Linux Day quest'anno per qualsiasi motivo, oppure siete in una qualche area in cui non c'è, nella vostra città non si svolge il Linux Day o qualsiasi altra cosa, vi raccomando, come spesso faccio, provate a dare una mano al Linux Day più vicino o quello che più vi può più interessare, perché alla fine è sempre gradito il fatto di una partecipazione attiva, fosse anche invece di relatore con un talk. E questa è l'occasione, il Linux Day è da sempre l'occasione per trovare, conoscere la propria comunità locale, cittadina o comunque quella la più vicina geograficamente, tenere magari anche un tono divulgativo, ma spesso e volentieri anche di basso livello. Anzi, quest'anno qui a Torino il talk introduttivo a Linux solitamente lo facevo fare a un giovanotto, l'ultimo arrivato, quest'anno lo faccio io. L'organizzazione l'ho delegata a quelli che erano giovanotti ma che ormai sono cresciuti, quindi sono capacissimi a organizzarsi l'evento per conto proprio. Io che ormai ho una certa età, quest'anno farò il talk introduttivo, e quindi per raccontare com'è lo scopo di Linux Day, che cos'è il software libero, che cos'è Linux, cos'è l'open source, eccetera eccetera. E quindi di nuovo la raccomandazione è, laddove non c'è già non state partecipando, già non siete coinvolti in un Linux Day, cercate un Linux Day vicino e andate a dare una mano e partecipare attivamente a questa iniziativa. Anche qui negli ultimi mesi i vari repository che sono sempre stati su GitHub sono stati migrati su GitLab, penso che ormai siano stati migrati tutti quanti. Qui trovate tutti i repository delle varie iniziative, dei vari siti web e non solo, fanno riferimento agli ALS, quindi Linux Git, GitPlanet, di cui abbiamo parlato prima, una serie di altri siti.
tutti quanti hanno delle issue aperte, tutti quanti hanno degli appunti, delle cose da sistemare, da fare. Ogni tanto sul canale Telegram di cui parlavamo prima passano segnalazioni, suggerimenti, cose. Chi vuole dare una mano in modo empirico pigiando i tasti sulla tastiera, qui può trovare fiumi di spunti e cose da fare per potersi sbizzarrire a modo proprio. Con questo io ho finito le slide. Se ci sono domande, commenti o altro, bene. Sì, grazie Roberto. Adesso vediamo se nel frattempo arrivano delle domande da tipo da internet, che comunque mi mettono qua in chat, quindi poi te le giro. Nel frattempo ti faccio una domanda veloce, in realtà era più un'osservazione, nel senso che secondo me l'attività delle sezioni locali è sicuramente una di quelle cose che sta andando nella direzione auspicata. Tanto per dire, qui all'ESCA di quest'anno abbiamo una mini reunion delle sezioni locali venete. Oltre a noi, forse i primi coraggiosi a partire con quelli che sono andati piave, ma è da poco aperta anche la sezione locale di Esti, oltre che quella di Verona. E quindi è un modo poi anche per dare nuova forza e nuovi contenuti anche all'End Summer Camp, perché poi l'End Summer Camp è quel tipo di manifestazione che unisce le associazioni, e quindi ci siamo trovati. Insomma. Benissimo, bravi. E basta, e quindi basta. Adesso volevo vedere, mi sa che non ci sono domande in particolare, quindi direi che ti ringraziamo come al solito. E adesso vabbè, allora ci concentriamo con Barbara. E ciao. A presto. Ciao, a presto, sì. Da Divo. Ah, sì, lo spero, sì. Bene, allora grazie a Roberto e il talk successivo